Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Benissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Benissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona i nostri colpi, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi e religiosi della tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era deposto. Il luogo in cui Gesù risorge è lo stesso in cui era stato sepolto. Per questo l'angelo invita le donne ad andare a guardare il luogo dove era stato sepolto. È un invito che diventa un cammino di fede a ritroso. Le donne devono poter fare l'esperienza della risurrezione proprio là dove avevano fatto esperienza del dolore e dello smarrimento. Anche per noi vale la stessa cosa. Sperimentiamo la risurrezione solo dove abbiamo condiviso con Cristo la passione e la morte. Questa è la vera fede, che sperimenta la stessa sorte di Gesù, sapendo che proprio nel luogo dove sembra che tutto sia finito, là tutto avrà un nuovo inizio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi e religiosi della tua Chiesa. Maria, regina, salute degli inferni, prega per noi. Amen. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo di cui l'avete visto andare in cielo». L'ascensione di Gesù al Padre ha dato inizio per noi al periodo di attesa del suo stesso ritorno. Potremmo paragonare questo mistero al momento in cui l'amato si nasconde dalla madre, perché questa possa aumentare in sé il desiderio di mettersi a cercarlo, per non separarsi mai più da lui. Gesù sale al cielo e si nasconde dai discepoli e da tutti noi, perché desidera farsi cercare nella fede, desidera soprattutto che impariamo a riconoscerlo nei poveri, nei piccoli e nei tutti. Egli stesso esalta non chi lo vede direttamente, ma chi crede senza vederlo e per fede lo riconosce negli altri. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi della tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano, e si posarono una su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Il primo frutto dopo la discesa dello Spirito su Maria e gli Apostoli è stato quello dell'unità. Uomini dispersi e impauriti vengono radunati dallo Spirito Santo, con la mediazione e la preghiera di Maria, per formare una comunità, la Chiesa. Ulteriore frutto dello Spirito e di tale radunanza è il coraggio di andare ad annunciare. Unità e audacia sono doni che lo Spirito Santo, per mezzo di Maria, è disposto a darci quando lo invochiamo, e ci disponiamo a riceverlo svuotandoci dalle nostre divisioni interiori, relazionali, e dalle nostre paure di metterci in gioco, come schiavi a servizio del Regno. Maria, Donna dello Spirito, è colei di cui abbiamo bisogno per imparare a essere uniti con quanto ci appartiene, mente, anima, cuore, ed essere intrepidi nell'annuncio e nella missione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona i nostri cuori, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e manda, o Signore, santi sacerdoti, fedeli e religiosi alla tua Chiesa. Maria, la salute degli infermi, prega per noi. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Il mistero che stiamo contemplando parla di noi. L'assunzione di Maria ci ricorda che non siamo di questa terra, ma siamo fatti per il cielo e che tutta la nostra vita deve protendere verso la meta finale, il paradiso. Perciò il nostro impegno in questa vita terrena deve essere quello di assomigliare sempre più a lei, che ha fatto della sua esistenza una perfetta immagine del Figlio. Incontreremo certamente delle difficoltà, ma non dobbiamo dimenticare che in Maria abbiamo una madre che ci comprende, ma soprattutto un'avvocata presso il Padre, pronta a difenderci costi quel che costi, pur di vederci con lei a condividere il dono dell'eternità. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Era incinta e gridava per le donne e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni. Maria, incoronata regina del cielo e della terra, diventa la sovrana di due realtà. Anzitutto del cielo, perché ogni esistenza celeste riconosca in lei la realtà che le viene da Dio per aver ascoltato e accolto in sé la sua parola. E poi sovrana della terra, perché ogni essere vivente, soprattutto l'uomo, vede in Maria il modello supremo e vero dell'arte del regnare,
cioè di chi si fa servo per amore, di chi sa di chi sa che servire e regnare. Siamo chiamati a metterci sotto il patrocinio di questa grande regina, a offrire a lei tutto ciò che ci appartiene. Onorare Maria come regina del cielo e della terra è riconoscersi nello stesso tempo suoi schiavi, perciò impegnarsi a vivere ogni giorno il proprio totus tuus. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli inferni, prega per noi. Ave. Rivolgi a noi i tuoi cuori misericordiosi
dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o via, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Provvidenza, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio della Santità Divina, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Inferni, prega per noi. Salute degli Inferni, prega per noi. Salute degli Inferni, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Veri Cristiani, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché il Signore si regni nelle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi fratelli, vi propongo come riflessione questa sera la seconda lettura della messa di quest'oggi,
Il testo è preso dalla lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 1-8. Stamattina durante la messa non l'abbiamo letto tutto, ma io ve lo propongo completamente. Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvi mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Un testo bellissimo, profondo, quello che abbiamo ascoltato. Un testo che la Chiesa ci propone ogni anno durante la Quaresima e che oggi, in questo momento che stiamo vivendo, abbiamo la possibilità forse di leggerlo e di meditare su di esso con occhi diversi, perché siamo pressati dalla situazione che stiamo vivendo. Avete sentito parole come pace, speranza, pazienza, tribolazione? Ebbene, abbiamo capito tutti che sono termini che si riferiscono ai sentimenti che stiamo provando noi in questi giorni. E allora proviamo ad interrogarci come lo possiamo leggere questo testo in riferimento alla situazione che viviamo. Perché vedete, la parola di Dio, anche se è immutabile, è sempre una parola nuova, fresca,
perché le situazioni della nostra vita cambiano. E leggere la parola di Dio o un testo della Bibbia in un momento piuttosto che in un altro, lo stesso testo si rivela a noi con aspetti diversi. È il miracolo della parola di Dio che lenisce, che da una parte ferisce come la spada a doppio taglio che penetra, ma dall'altra parte una parola che lenisce, che ci accarezza, che ci induce a riflettere e a non perdere mai quella pace della quale parla Paolo. E allora in che senso noi dobbiamo prendere la speranza di cui parla Paolo in questa situazione che stiamo vivendo? Vedete, una cosa dobbiamo chiarire. Noi stiamo pregando, stiamo leggendo la parola di Dio, ci stiamo affidando al Signore, abbiamo preso queste iniziative, oggi ci siamo consacrati nuovamente alla Madonna, e perché stiamo vivendo un momento di pericolo. E nel momento del pericolo gridiamo aiuto. E non è male gridare aiuto nel momento del pericolo. Anche se Dio ci potrebbe dire e di mettere i ricordi solo nel momento in cui hai bisogno, ma non lo fa questo Dio con noi. Però attenzione, non assumiamo un atteggiamento, non so come definirlo, buonista. C'è un atteggiamento interessato a che adesso siamo buoni, adesso ricorriamo a Dio, lo preghiamo, ci facciamo vedere buoni, pieghiamo il capo davanti a Lui così possiamo meritare il regalino, la caramellina, il dono, la grazia, così ci libera da questo flagello, ci libera, se così dovesse essere, da questo castigo. Ma ricordate quello che ho sempre detto riguardo a questa interpretazione. Perché dobbiamo partire da un presupposto che se dovesse essere un intervento di Dio che ci vuole con il quale Lui ci vuole scuotere, beh, allora dobbiamo avere anche il coraggio di piegare umilmente il capo dinanzi a Lui e dire, come ha detto Davide, ho peccato, Signore. Quindi dicevo, non assumiamo l'atteggiamento opportunistico. Noi dobbiamo saper cogliere questo momento, che dovrebbe essere l'occasione della Quaresima, che noi spesso negli altri anni abbiamo lasciato correre, non ci siamo fermati in maniera approfondita a riflettere su questi testi che la Chiesa ci propone ogni anno. Quest'anno lo dobbiamo fare in maniera particolare. Allora, con questo testo di San Paolo, noi siamo invitati ad affrontare con coraggio una situazione, però inserendola questa situazione in un contesto ampio di fede, guardando la fede in maniera molto ampia, rimettendoci a quell'amore di Dio che ha dato inizio alla nostra salvezza. Quell'amore di Dio, cioè quell'amore con il quale Dio ci ama, quel Dio che è Padre, che dobbiamo pregare senza mai stancarci, perché
questo flagello passi. Passi. Siamo autorizzati a gridare aiuto e a pregare, Signore, fallo cessare. Ma nello stesso tempo sapere approfittare di questa prova che il Signore ci dà. Ecco, in questo testo c'è una situazione oggettiva che San Paolo chiama o dice con questa espressione: pace con Dio. Noi siamo in pace con Dio. Perché siamo in pace con Dio? Perché abbiamo avuto il dono della fede e quindi della salvezza che Cristo ci ha procurato. Ma cos'è questa pace di cui parla Paolo? Non è un sentimento psicologico. La pace con Dio non è l'assenza di preoccupazione. Noi oggi siamo preoccupati, ma questo non vuol dire che abbiamo perso la pace con Dio. La pace con Dio è uno stato oggettivo della nostra relazione con Dio. In che rapporti stiamo con Dio? Paolo ci dice, prima della venuta di Gesù eravamo in una situazione di inimicizia con Dio perché c'era il peccato. Adesso, dopo che Gesù, il Figlio di Dio, si è incarnato, si è fatto uomo per noi, è morto ed è risorto, noi siamo stati riconciliati con Dio e quindi siamo in pace con Lui. Quindi il peccato è situazione di inimicizia, la salvezza che Cristo ci ha portato è una situazione di salvezza, siamo amici, quindi noi oggi che abbiamo avuto il battesimo siamo in pace con Dio, siamo amici di Dio. La Quaresima è proprio ogni anno questo tempo di verifica, ma questo stato di pace con Dio perdura in noi? Stiamo vivendo questa situazione di pace o questa situazione di pace si è interrotta? Perché, dice San Paolo, solo se siamo in questo stato di pace noi possiamo vivere nella speranza. Ma qual è la speranza fondamentale che lui ci prospetta? È la speranza della gloria di Dio. E cos'è questa speranza della gloria di Dio? È quella speranza di un'amicizia che non avrà mai termine, quando noi dopo la morte avremo avuto il dono di vederlo faccia a faccia. Quell'amicizia che comincia qui sulla terra e che domani si completerà contemplando proprio la gloria di Dio. Ma una gloria che già ci è concessa, ci è anticipata in questa vita, se noi viviamo in pace. Ecco, la Quaresima ogni anno ci pone la domanda: tu vivi in pace con Dio? Se non vivi in pace, puoi riconsiderare la tua vita e porre di nuovo le premesse perché questa pace torni? Ora è questa situazione di pace, dice San Paolo, che ci permette di non perdere la speranza neanche nelle tribolazioni. Questo è un discorso forte in questo momento, perché noi pensiamo che speranze e tribolazioni o pace non possono andare d'accordo. Se noi siamo nella tribolazione vuol dire che Dio ci ha puniti, vuol dire che noi non siamo in pace con Dio, vuol dire che non siamo riconciliati, vuol dire che noi non abbiamo speranza. No. Questa situazione di pace è oggettiva, siamo amici di Dio, ci permette di non perdere la speranza neanche nelle tribolazioni, le quali, vissute da noi, ci tolgono la pace soggettiva, la pace come sentimento, ma non la pace oggettiva
che è l'amicizia con Dio. Ed è proprio questa speranza nelle tribolazioni, dice Paolo, che produce pazienza in noi, la pazienza di saper attendere Dio, di saper attendere l'ora di Dio. E ancora, da queste tribolazioni, la pazienza, una virtù provata, la virtù provata ancora, la speranza. Allora noi che leggiamo questa sera questo testo di San Paolo, siamo sollecitati a coniugare tra loro, a metterli assieme, come in un mosaico, ognuno al giusto posto, questi elementi: la pace uguale amicizia con Dio, la tribolazione uguale la prova a cui siamo sottoposti, la virtù uguale la sopportazione fiduciosa della prova, la speranza uguale l'attesa dell'intervento di Dio. Dobbiamo saper coniugare questi quattro elementi, se no, vedete, non capiamo il senso di questo momento che stiamo attraversando. Dove si fonda allora la speranza in noi? Perché possiamo sperare nonostante la tribolazione? Perché, dice Paolo, l'amore di Dio è stato riversato su di noi. Cioè, cosa abbiamo alla base noi per poter sperare nella tribolazione soffrendo? L'amore di Dio. L'amore con il quale Dio ci ha amati quando ha inviato Gesù sulla terra. Questo amore che si è rivelato nel Cristo, che è stato uomo come noi, ha creato le condizioni della pace oggettiva che noi abbiamo. Non possiamo considerare più Dio come nemico, ma Dio come padre. E quindi avere la capacità di sperare, di avere pazienza nelle tribolazioni, sperando di poter essere liberati da Dio e pregando perché Dio ci liberi. La nostra situazione oggi è quella del pellegrino che non sperimenta la gloria piena. Ed ecco le difficoltà della vita. Ed ecco perché la vita presenta sempre tanti problemi. Questo è un problema grave che sta avvolgendo tutto il mondo, ma quanti di noi possono enumerare tanti problemi e difficoltà che hanno avuto, sapendo che anche in quel momento Dio non ha tradito il suo amore per noi. Perché? Pur nascondendoci il motivo, pur non dandoci la risposta perché sto soffrendo. Quante volte noi l'abbiamo interpellato: Signore, ma perché? Ma perché? E non abbiamo avuto risposta, nel senso che non abbiamo trovato una risposta razionale che ci facesse dire: ah, ho capito, hai ragione tu. Ci ha lasciato nella fede, però ci ha dato un segnale: guarda che io ti sto accanto perché anche io ho sofferto come te. Qualche sera fa dicevo: Dio non ci salva dal dolore, ci salva nel dolore. Gesù è il pellegrino sconosciuto che cammina con i discepoli di Emmaus e li conforta, facendo con loro la stessa strada.
Quindi dicevo, la nostra situazione è quella del pellegrino che non sperimenta la gloria piena. Ecco allora le tribolazioni, dinanzi alle quali non ci dobbiamo né abbattere né disperare, sapendo che Dio ci ama. La sofferenza fa parte della vita di fede e fa parte anche del piano di Dio. Dio ci ha castigati, non lo sappiamo. Dio sappiamo che ha permesso questa prova. Noi l'accettiamo come una prova. L'accettiamo come un intervento educativo di Dio che ci scuote per il bene, come l'intervento punitivo di un genitore, educativo di un genitore che fa soffrire momentaneamente il figlio, ma il figlio sa che quell'intervento è sempre un intervento paterno. La prova produce la perseveranza nella fede, che in questo modo si purifica. E qui dobbiamo, forse, dove desideriamo. Vorremmo un Dio che rispondesse alle nostre sollecitazioni quando vogliamo noi. Siamo noi che dobbiamo attendere i tempi di Dio, non Dio che deve stare ai nostri tempi. È duro, ma è la fede. Il credente nella prova riconosce questo intervento educativo, una speranza però che include anche l'esperienza della prova. E dove è il fondamento che Dio risponderà anche in questo momento alle nostre richieste? Sintetizzo quello che Paolo ho letto. Paolo fa un ragionamento: eravamo nemici di Dio, nemici, e Dio come padre ha mandato il figlio che è morto per noi, il gesto più grande che poteva essere fatto. Gesù ci voleva bene, ha dato la vita per noi, il gesto più grande che poteva fare, ed eravamo nemici. Adesso che siamo in una situazione di pace, di amicizia, se ci accorgiamo di avere peccato, di aver tradito questa amicizia, stiamo certi che Dio non ci sbatte la porta in faccia, perché dice: ma se ti ho perdonato quando tu eri amico, nemico, adesso io ti perdono, perché da parte mia ti ho dimostrato l'amore, e io all'amore che ti ho giurato mandando il figlio non ci rinuncio mai. Devi essere tu a rispondere a questo amore. Vi lascio, carissimi fratelli, con questo pensiero: l'amore di Dio non tradisce mai, perché l'amore di Dio è stato diffuso nei nostri cuori mediante la grazia che lo Spirito ci ha dato al momento del battesimo. Signore, in questo momento difficile per tutta l'umanità, minacciata dal coronavirus che sta seminando paura, angoscia, sofferenza e morte, ti eleviamo dal profondo del nostro cuore la nostra preghiera. Siamo pieni di speranza che tu ci ascolterai, anche se sembra che il tuo sguardo non sia più benigno verso di noi. Noi sappiamo che ci ami come Padre e non ci abbandoni.
stendi la tua mano, ferma questo male che sta dilagando in tutto il mondo. Siamo tuoi figli, Signore, e tu come Padre non puoi non ascoltare le nostre preghiere. Come in tanti episodi della storia della salvezza, manda il tuo angelo e fa cessare questo flagello. Cercheremo di far tesoro di questo tempo di paura e di dolore per riscoprire la strada dei tuoi comandamenti, dell'ascolto della tua parola, dell'amore che deve unirci tra noi, nelle nostre rispettive famiglie e in genere nella società. Te lo chiediamo, invocando l'intercessione della tua e nostra Madre Maria, che noi amiamo invocare sotto il titolo di Madonna della Consolazione. Non ci venga meno la sua consolazione, che sappiamo essere la tua consolazione e quella del tuo Figlio Gesù. Intercedano per noi anche i nostri santi protettori. Amen. Preghiamo. Guarda, Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Cristo Gesù, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto. Presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Vergine bella, consola Cristo.
domani cambieremo gli orari. Molte persone anziane hanno chiesto di poter partecipare ad uno di questi incontri e loro non sanno, tanti di loro non sanno usare Facebook, cellulari. Allora abbiamo chiesto alla emittente locale RTV, che io ringrazio, nelle persone del dottor Lamberti e del direttore Chindemi, abbiamo chiesto loro di essere disponibili a trasmettere e loro sono stati generosi nell'accogliere la richiesta, per cui venendo incontro anche ad alcune loro esigenze, alle ore 17 noi reciteremo il rosario con l'adorazione, sempre collegandovi a Facebook della diocesi di Reggio Bova. L'emittente poi prende da questo collegamento e trasmette anche in televisione. Quindi alle ore 17 il rosario, alle 19:15 celebreremo la Santa Messa, sempre in collegamento Facebook, ma la Santa Messa non verrà trasmessa tramite emittente televisiva. Ripeto, alle ore 17 il rosario, che trasmetteremo sempre via Facebook e anche tramite emittente RTV, e alle 19:15 la Santa Messa solo via Facebook. Buonasera a te, a tutti, e buonanotte.